a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo Spavald Late Motor Show. Faccio l'intro direttamente qua dalla postazione perché mi sono dimenticato la videocamera a casa. Ma vabbè, non fa niente, poco importa. Sono stracontento che l'ultimo Spavald Late Motor Show vi sia piaciuto così tanto. Ha ricevuto sopra i 1000 commenti, ha fatto un sacco di visualizzazioni. E anche questo sarà con Simone, diciamo che è il secondo episodio che ho registrato sempre con lui. Se non l'avete visto andatelo a recuperare, questo venerdì è uscito un Q&A dove rispondo alle vostre domande. E lasciatemi se possibile anche un bel mi piace, mi farebbe estremo piacere. E noi intanto possiamo iniziare. Oh! Così debotto, senza senso. Facciate quello, lanciare! Questo è andato. Cioè, accesa la GoPro, ha lanciato. Questa fa, io sono andato dal meccanico e gli ho detto che sta moto tiene un problema. Accendi il quadro e si tira per l'aria. Boh. Capisco. Non capisco. Grande lei, copio per culo, grande. È diventata un S1000RR. No, faccio pure io così la mia. È diventata un S1000RR, regà, fateci caso, è così. Un S1000RR. No, lui tutto questo per fare sta modifica. Perché comprare il codile S1000RR quando poi lanciarlo? Ma come vediamo, Ner modifica? Guarda che io ho fatto, sta MD07. Guarda lei con la pedana. Ti sei persa la pedana. E questo ha devastato la moto. E lei, ma questa che è tua? Ah, Francis, sta buono, t'ho detto. No, non uscita la macchina. Ma io sto a montare sopra la ragazza. C'è, guarda, lo sportello tuo, usa il tuo. Mi dissocio. Ah, Boston Police, retromarcia. Ah, hanno visto. Vabbè, insomma, quello gli stava a montare sopra la ragazza per... Andiamo! No, mi dissalto! Mi dissalto! Sì, l'ho visto! Beh, però devo dire che... Cioè, non si fa... Quando ce vo, ce vo! No, non si fa. Si gioca in maniera goliardica, non Amici si fa mai. Twitch. No. Oh, Lecca Dragon! Pausa. Lecca Dragon? Il Wunderbaum. Oddio, no, ho visto. Sulla moto. Doppio. Che te voglio profumare? Cioè, oddio, già quello quando lo apri in macchina... Fa tipo e finisce. Lo mettiamo pure noi? Il Natale. Davanti. Ah. Perché c'è, ti dice, ma che serve? Il Wunderbaum. Sarebbe l'Arbre Magique, vabbè. Quello tu, metti lì e fai... Lecca Dragon! Bravo! Rallentato. Ha rallentato. Curva a destra. Oh, curva a destra. Oh, curva a destra, oh. Curva a destra. Ti spalta. La curva... Ride. È entrato dentro un campo di patate e ridi. Non... non ha manco tolto una marcia. Ma come pretendi di fare curve di sesta? Ma a parte quello, se voi tirate la frizione e cominciate a fare ta 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 ta, non ne scalate nemmeno una. Dovete muovere la moto e far muovere gli ingranaggi. Questo domani, dopo domani. Eccola che se l'ho tipo contato un attimo ne ha tolte 12. E boh, fa contro e poi fa la solita cosa. Accendi. Oh, ma sta ancora di sesta. Ma che è? Massa che inquadratura prepotente dall'alto. Aspetta, questo ma quanto è alto questo? Ma stava un chilometro! È sfogato, questo si era, è sfogato. Era nervoso. Eccola, bella ci siamo. Eccolo! E che è sempre così. Sempre. Il problema del traffico e delle file di macchine è questo qua. Sempre. E ci sono quelli sempre in mezzo che si infilano. Quello con la macchina fa, vabbè, faccio un po' di spazio così passa. Esatto, motivo per il quale il motociclista non deve essere confident perché vede tutti quanti in fila e dice, vabbè, allora vado. Stanno fermi. Eh no. Ma è passato davanti alla linea. Oh. Sì. Io scappo. Io non so niente, io vado via. Questo non l'ha imbruttito, quello non ha imbruttito, io vado via. Vado via. Dove va? Oh. Che fa? Ah, sti prendo l'autobus. Sono imprendibile. Ah, sono marciapiede. Sul marciapiede non mi può toccare. E chi appare le riarze? Sì, sto sopra. Sono più alto? Si avvicina, si allontana. Ma chi sei? No, mo che fa? Eh sì, gli inglesi sono cazzuti. Ma io mi incazzavo parecchio se mi fai così, lo sai? Sì, ma guarda quello con le hooligans, sì. Capace dentro a portabagagli, c'è tipo un altri 5 come lui. Dici? Che escono e fanno Chelsea! E te mena non tanto. Lui questo è morto dentro. Si è sciolto, se gli puoi fatto, è rimasto solo il casco. Dici che questo è cattivo? Guarda in faccia. E ha fatto capire chi comanda. Gli ha detto Yellore. Chi è Lore? Lore? Madonna. Ha tanta acqua. Oh. Mangiare! E non si butta! Che ha fatto? Ha buttato? Ma l'ha buttato nel bosco! Un pezzo di motorino! Ma che pezzo era? È tipo uno scudo, qualcosa. Ah, vedi quel pezzo là. Capito che sei arrabbiato, ma la natura.
Ma non si fa. Ma poi è un pezzo del motorino, rimetti. E famo lo butta tutto nel bosco. Basta, ma è rotto. Appena se fa un graffietto, va nel bosco. O lancia e ne compra un altro. È raccolto della sì, ma la graffia. Cioè, se. E mo se sta controllando. No, si è graffiato. Oh, gira, frate. Ma sta fa, sta fa. Ah, ok, non sembrava. Frena, 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 frena. Dietro, 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 dietro. Bravo, bravo. Bravissimo, bravissimo. Mamma bravo. Mia. Metto da commenti l'incidente mio. Male, malissimo, a tratti brutto. Raccontiamo l'incidente di Simone. La dinamica simile, soltanto che scarsa visibilità. Strada che no, sale e poi così. Sì, arrivato, ho fatto il dosso. Macchine ferme. Hai fatto Like a Dragon. Ho frenato fortissimo. Mi sono ribaltato in avanti e ho preso in pieno una Matiz. Quanto è dura la Matiz. Ve ne fate un'idea, ragazzi, quanto è dura la Matiz. Non è perché è una macchina, solo la Matiz. La Matiz. La Matiz che no, dura. Fortunatamente la macchina aveva appena levato il piede dal freno. Ah, quindi era libera. Non ho preso una parete, quindi l'ho presa e l'ho mandata avanti di 8 metri. Gli ha dato uno schiaffetto. Io sono volato sopra il guardrail di cemento, ho sparti traffico. Danni? Fortuna che c'avevo il paraschiena. Regà, il paraschiena mi ha salvato da essere tipo sulla sedia a rotelle oggi. Mi sono fatto 4 vertebre rotte, femore, tibia, perone, bacino, costole, trauma pneumotoracico. Costole forfettarie, costole fatto. Quante ne volete. Trauma toracico, trauma cervicale, perdita della vista da un occhio, daltonismo. Cioè, quindi, raga, ho preso una mina assurda e sto qua. Vertebre l'abbiamo dette? 4 vertebre rotte. Ah, okay. Male, male. E quindi adesso sei bionico. Tengo una gamba tutta di ferro. La vuoi vedere? No, no. Per chi se lo stesse chiedendo, ero scemo anche prima. Prima del botto. Dopo il botto, di più. A quanto andavi, però? Anda. Non andava piano. Per cui, Simone, la prova vivente, che in modo... Ci si fa tanto male. Vogliamo dirlo che ci hai avuto la scritta Matiz, non sto scherzando, sì, tatuata. Avuto... E all'interno del braccio ci ho avuto il logo della Matiz stampato a livido per tipo un mese e mezzo. Ok, quindi se non volete loghi addosso, andate piano. Andate piano. Questo bravo perché a un certo punto ha lasciato, non ha frenato più con l'anteriore, ha frenato solo col posteriore e si è fermato. E nessuno si è accorto di niente. Questi va viaggicchiano, questi... Oh, fratello. Oh, fratello. Ma che è? Che comitiva c'hai? Ma che è? Ma che è? Ah, no. È la solidarietà biker. Ho capito, ma manca a far così, però. Casca uno, cascano tutti. Ma quanti sono cascati? Due. Tre. Quanti cazzo non la so? No, questi stanno in coppia. In quattro per San CBR. Che si è fatto? Ti ha davanti, oh. Ma arriva pure il contadino. Oh, ma la staccionata mia. E a me chi me la paga? E mo quella come la levi da là sotto? Una volta un amico mio è entrato dentro un cancello di una casa di una signora sulla Flaminia. Fortuna che il cancello era aperto. Talmente questo vedete non ha fatto una curva con 10R e ha tirato dritto dentro sto vialetto di sta signora e ghiaia, come ha toccato la ghiaia ha cominciato a rotolare e gli è arrivato dentro casa con la moto di pezzi dappertutto. Sì, e la signora Caffettino? Stava, la signora stava sul suolo in giardino e ha fatto oddio cosa posso fare, lui se fa un caffè stiamo tutti bene, gli ha detto. Mentre aspettavamo il carattrezzi. Brand new caffè. Io mi immagino tipo la signora che si vede rotolare dentro casa una moto con Cristiano. Lei così tipo a fa l'uncinetto. Ma che cazzo. È stato brutto. Vabbè. Ma che moto è? C'ha pure l'ammortizzatore di sterzo rotativo. È un 300 Ninja. Oh, ma che pista è che c'è sta? Ma tu hai visto che c'è sta qua? Alligatori. Cioè c'è sta. C'è qua. E quella la spiaggia. Quando fino a girare ha fatto il bagnetto. Ma Crocodile Dandice gira. È chiaro, è chiaro, c'è la merda per terra, vabbè, è chiaro. Capite quando io vado in pista. Ma ci stanno i ranocchie, ci stanno in pista. Lei si stava al laghetto. Andò. La luce contro è fastidissima. Andiamo piano che andiamo a firmare, Andò piano. Ma sei un coglione. Cioè questo lo fa lo stopping. Si è cappottato da solo. E stava. Cazzo. 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 E sentiamolo.
Ma questo è Claudio! Col GS! Ma che è Claudio, è Claudio! Che domette? Max Rust Crashes. Lui è bravissimo, raga, guida. È bravissimo, secondo me. Però, per strada, no, provi. Secondo me il manico ce l'ha, cioè nel senso, sa quello che fa. Sì, nel senso, c'ha la gestione del mezzo. No, a me dà fastidio che ci sia gente che, che lo prende come idolo. È il più bravo in assoluto, capito? Perché c'è sta tanta gente che è molto più brava di lui a guidare. Sì, quindi invece ci stanno quelli che mi scrivono, tipo quando ho fatto l'ultimo video, no, contro Max Frizz, sì, vabbè, sì, che mi hanno detto, ah, dici così solo perché lui è più bravo di te a guidare. Ma a me, ma che cacchio me ne frega che lui è più bravo di guidare? Io mica faccio i video che donna a 2000 all'ora, cioè non è quello che voglio io. Lui sicuramente è più bravo di me a guidare. Però quello che dico io, sono tante persone molto più brave di lui a guidare. Ah, sì, sì. Parlo sotto il punto di vista tecnico, cioè lui c'ha una gestione del mezzo assurda. C'ha una gestione, sarà sicuramente bravo. Verso dappertutto, un penna come gli pare, pare che sta a portare biciclette. Fatto sta che è da fuoco l'R1. Avanti a quando Che cosa? Su che è cascato? Che ha preso? Un sasso. Male. Sono i sassi che cadono che dalla montagna. Dalla montagna. Questo è un sasso, questo è il Monte Bianco. No, ho preso un pieno. E qua non puoi fare un cazzo, ciao. No, è che qua fai? Casca. Tu non puoi fare niente. L'unica cosa è che vai più piano e vedi il sasso. Che sfiga, lo trovarlo proprio nella... Moto non mota sul sasso. Non mota no. Una buona sospensione l'avrebbe... Sì, con le Hollands. Mamma mia, che botto, ragazzi. Oh, vai via, terra, sì. Terra, terra, buttaci la terra, buttaci la terra. Buttaci la terra. Ma vai via. Ma che vai via, oh, ma è R1 nuova, che fai? Ma vai via, quella scoppia, oh. Cioè, sì, tecnicamente sì, però te lo dercu, cioè... Ma no, ma la io vuoi scappo, spegne. Ma che? Sì, che ci sta, mia boccetta d'acqua. Eh sì. Sei bon. Sei bon. Sei bon, vai, buttaci la terra che sei bon. Buttaci la terra che sei bon, l'acqua, fa quello che te pare. Chi ha preso questo? Togliete per giacchetto, soffocatelo, vai, 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 vai. Non si spegne quella, sì, non si spegne. Ok, via, ok, può pure andartene. Vai via, non si spegne. Può pure lasciar sta. Questa non si spegne, basta. Ma te ne può pure andare, oh, vattene, basta. La merenda, la merenda. Sta scoppiando tutto! La merenda! Cioè, ma che cazzo? Tu ti rendi conto? I biscotti! Ma tu te ne... A birra, a birra! Oh! A birra, a birra! A birra, a birra, raga! Questo se sta a portare via la... E chi la sente mi muoio i ghiaccioletti? Questi costano! Con due! Porca puttana, vedete la moto tua che te... Ancora che stai là... Not necessarily. Che butti l'acqua! Ma che fai? Ma che cazzo? Capisco che vuoi imitasse, cioè, Bon, ma cioè, mi pare un po' eccessivo qui. Ci stanno 459.000 gradi. Lui con una bottiglietta da mezzo litro. Ah, regà, ce penso io. Te lo del culo butta nel R1 Nova per il sasso, eh? Ma te lo del pure culo butta l'ultima acqua che c'hai per una moto che già ha preso fuoco da 10 minuti. Sì. Ma è ormai che te spegni, ormai è andata, sì, cioè sabbia. Non serve a niente, capito? Ormai questa è da prendere e da buttare. La stanno attirata a vicenda. Te loro, sì. Questo gli lui attira a quello e quello gli attira. Ti è, che cazzo lo spegne? Ma che vuoi spegne? Non serve niente, lo spegne. L'aio. Che lo scarico. Basta, è il motore, quello che ne rimane. Sì, spegni. Cioè, io sto a vedere veramente cose che... Sto a vedere veramente cose che... Non capisco! Raga, a fine d'acqua c'è un bicchiere di sassi, chi lo vuole? Un sasso mi ha tagliato la strada, signora gente. Non è stata colpa mia. Mi raccomando, raga, però potete apprendere una grande lezione. Anche nel momento di sconforto, anche nel momento più basso e difficile, salvate sempre la cazzo di merenda. Ha salvato tutto, Non ha lasciato niente. Sempre, anche al costo della vita. Ma soprattutto non è tanta merenda, i ghiacciolini. I ghiacciolini. Perché se tu torni a casa senza ghiacciolino, o muori per il fuoco, o muori per tua madre. Guarda, moglie. Se prendeva fuoco un ghiacciolino, era meglio se buttava dentro al fuoco tutto quanto. Io spengo col mio corpo. Queste moto rumorose, io, guarda. Sta zitto. Police on the left, ecco, polizia a sinistra. Ok, cioè praticamente lì c'hai i tatuaggi. T'associo una alle gang. Alle gang. Oh, tranquillo. Manco così, oh. Tranquillo, tranquillo. Time pace, manca così, oh. Vabbè, sì. Polizia? Non sono di una gang. Qua c'è scritto mamma, Romina.
Sa cazzita si va lì. Ok Google, non andare in Brasile. Porca miseria, oh. C'ha dell'assurdo, eh. Hai chiesto scusa. Buona serata. Mi sei sceso. Oh, ma scusa che mamma ha puntato per ferro in faccia, oh. Ma se mi sei sceso così. Polizia ti saluta, buona serata. Arrivederci. Arrivederci. Col ferro in faccia però, è così. Ah, stronzi. Ha praticamente, ha perso tutto. Scarpa sinistra, scarpa del telefono. Cellulare. C'è le scintille. Ma ha fatto lui le scintille o la moto? Lo so. È un motardo, il motardo non si fa niente. Si rialza. Olè, a posto. Via. Si ricomincia. Si va a cadere più avanti. Quel motardo è così, va a cadere un po' più avanti. Un po' più avanti. È una lanciata perenne. Macchina? Ok. Ah! 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 Oh, triplo! Ah! Oh! Quadruplo! Oh! Secondo me lui non ci stava non più sulla moto. Non c'era sopra moto, no? No, ma secondo me non ci stava più sulla moto. La prima botta è già cascato. Mangiare! Ha fatto una piega di un grado, ho toccato tutto. No. Vabbè, raga, tocca... Ma... Quando casco... Faccio finta di niente, capito? Ah! E quando subito proprio, e quando vedi il poliziotto lasciamolo. Lasciamolo. Io ho trovato la, qua, la non è la mia. Ho letto il libretto. Sequestro del mezzo. Sì, ma a squagli. Candela. L'olio non arriva. Pausa. Quando impennate, l'olio non va su. E se l'olio non va su, non entra nel pistone e non lubrifica. Se non lubrifica, le fasce e il pistone fanno tipo... e non va bene. Scusa, me lo puoi rifare le fasce che fanno? Quindi non ve fate i chilometri. Se poi vi fate come questa che fa... Seconda, tira giù. E così, cioè, e ci trovate le tortillas dentro al motore. Forcella! Forcella! Questa così fa tutto. Una volta l'anno fa motore e forcella. Sì, sì, questa poi, capito, sei questi sono quelli che vi trovate su subito. Mai vista, mai usata, poco usata. Sempre box. Sempre box. Così. Così e che le forcelle così, po, bam, 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 bam. Olè. Ma che sforce. Eccolo e andiamo. Almeno così non ce lo puoi più scrivere. La fa brutta così sopra e sotto. Così non ce lo puoi più scrivere. Mai usata, mai sempre vista. Sempre box. Range Rover è duro. Sì, però sei un demente. Cioè l'hai visto. L'hai visto tipo tra da 27 km fa. Che te pare umano. Che te pare l'immortale. Che te mortale. 10 stravecchia. Eccolo. MT-09. Ti giuro, se dopo che mi hai fatto così scivoli o scendi ti comincio a prendere a pedate. Casco lì, ha detto. Ti giuro. Casco lì. Gli ha detto casco no? Lì, sì, sì, lì, lì. Gli ha detto, eccolo, lì. E invece vado di là e non so capace andare dritto però. Vai, sì, un altro pochetto. Eccolo. Beh, scendi, vai a menà. Mentre rotola ancora. Mato! Che frittata che ha fatto. Vai a mettere mentre sta rotolando. Gli fa così pezzo. Deficiente. Deficiente. E poi vabbè, a moto questa vabbè, la prendi e la butti. Eccola, fino a qua tutto bene. E qua no. Madonna, quanti giri ha fatto in cioè, in un metro. Si è puntata. Si è puntata. Pum. Questo, questa voilà. È una sorta di lanciare basso. È lanciare a vidare. Avvitare. Avvitare. Pam. Ruote su, uno. Ruote giù. 2 3 4 e chissà quanti ne ha fatti dopo. 4 famo un forfettario, famo un 8 10. 9? Sì, più o meno. Anche carpiato perché poi ha fatto tu. Soft. C'è stai, c'è stai, c'è stai. No! Scusate, mi è venuto da ridere. È andato. Quello se n'è andato proprio. Ho detto io, non mi importa. Ma in America che c'hanno per terra? Questa è una tecnica che loro utilizzano perché siccome si creano delle crepe, invece di rifare tutto l'asfalto, riempiono con questa cosa. Timbenna, in sicurezza, mezze maniche. Ma scende, ma perché te fai i cazzi tu invece di dammi la mano? Ma io dico no, Mar 5, ma te lo vuoi dare dopo? Fagli finire il pennano! Mi finisci, ti avvicini, oh bravo fratello! 5. No,
Mentre stai su una... Certo. Io stavo bene finché sei venuto su sto piazzale. Ed eccoci giunti alla fine del late. Spero che vi sia piaciuto. Vi ricordo che domenica ore 18 ci sarà il prossimo. Sarà anche bello e divertente, grazie allo Spava Late Motor Show, diversificare. Così anche voi potrete capire le personalità dei vari membri del gruppo. Magari c'è Simone che scherza tantissimo, oppure Dario che scherza e magari parecchi consigli, come magari un altro che dà solo consigli. Perché ricordiamoci che lo Spava Late Motor Show non è fatto solo per divertire, ma è fatto anche per divertire, perché no, comunicare, consigliare, dire quel qualcosa in più che può essere d'aiuto. Insomma, lo Spava Late Motor Show è tante cose. Mi raccomando, like, iscrivetevi al canale, super importante, e noi ci vediamo come sempre al prossimo. Ciao!